Buonasera, amici ascoltatori, benvenuti su CU, canale Industria di Parma. E sempre col cellulare di Francesco che mi perseguiterà per tutto il resto della mia vita in questo video, perché ti ricordi la famosa sera in cui doveva venire Bashford e ci sentimo per 200 volte la nostra sigla con il cellulare di Francesco che partiva? Buonasera, prima di tutto siamo siamo il Moontalk. Io mi ero già perso in chiacchiere, mi ero già divertito così. Comunque siamo il Moontalk. Dobbiamo ricordare una cosa, sì. Da questa volta ricordiamo sempre che dovete iscrivervi al nostro canale di YouTube. Bravissimi, iscrivetevi al vostro canale, no, al nostro, anche il vostro se volete. Ah, no, al mio adesso è diventato mio. Al suo canale di YouTube Moontalk, Moontalk, ci vedete perché siamo quelli insomma con i video fighi. Allora promettiamo non siamo la versione di Perry Como. Promettiamo che? A quanti iscritti? Beh, non so, io spero di arrivare a 100 entro fine anno. Ok, però questo è il sogno. Aspettiamo i 100 iscritti e poi dopo facciamo delle promesse. Siamo a 70 comunque, dai, non è che... No, siamo 85. 85? Siamo 85, tra anche... cui 80 miei account e poi gli altri 5 sono casuali. Siamo veramente famosissimi, quasi più di Justin Bieber, secondo me. Sì, ma lui in realtà secondo me è ancora più famoso di noi. Ho quella vaga sensazione che sta vincendo ancora. Aspetta che non mi sento niente. Io mi sento un po' teenager nel frattempo, non lo so. Mi hanno detto che con questo abbigliamento sono ringiovanito, okay. Quindi sono felice anche di essere piccolo. Facci vedere. Il mio abbigliamento è DJ Ten oggi. Ho deciso di regalarmi questo abbigliamento. Ecco, perché sennò nessuno capiva il perché eri così tanto. Di solito ho sempre magliette un po' eleganti. Stasera cosa ti è successo? Stasera sì, ho deciso di fare qualcosa di diverso. Ma tornando a noi, oggi la notizia del giorno è che Justin Bieber, il famoso ex barra presunto cantante barra presunto teenager barra presunto, il bimbo prodigio, lo so. Beh, adesso è soltanto un drogato, forse. No. Che posta dei video su con le escort in giro per il mondo. Comunque fa sempre delle belle canzoni. Avevamo già parlato di lui dicendo che... Tipo, a parte quella che conosci, quella Live My Life, io conosco solo quella e mi piace solo quella. Comunque, vabbè, avevamo già parlato di lui, avevamo detto che si sarebbe ritirato dopo questo album perché è stressato, perché non ce la fa più di fare questa vita sregolata da cantante. Infatti, quanti anni ha? 20, tipo? Sì, 20. 20 è troppo per un cantante, a 20 anni. Cioè, anno da cantante sono tipo 5 da essere umano. Cioè, quindi... Beh, certo. Ma oggi, la notizia di oggi... Qual è? È la notizia. Qual è? È stato arrestato. No. Finalmente. Ma cazzo, no, anche lui. Finalmente no, dipende dai gusti, eh. A me dispiace personalmente. Perché? Ma perché sì, era un così bravo ragazzo. Ma perché? Cioè, nel senso, dove è il bravo ragazzo? Secondo me era l'apparenza quella. Adesso si è fatto anche i tatuaggi, per dire. Vabbè. Quindi, stai dicendo che tutte le persone che ascoltano e che hanno i tatuaggi sono delle brutte persone? No. Ah, ok. Ho detto che però siccome rappresentava tutto ciò che è puri... Perché vedevo già gente arrabbiata. No, nel senso lui rappresenta tutto ciò che era della Disney. Quindi purezza, bla bla bla. E avere dei tatuaggi secondo me stona un po' con un personaggio Disney. Sì, è vero, questa è la tutto cosa lì, cioè non perché, non per altro. No, va bene. Quindi è stato arrestato, com'è successo? No. È stato arrestato perché aveva un corso illegale e guidava in stato d'ebbrezza. Corse illegali? Cioè, si è dato il Fast and Furious? Sì. Magari non so, ho appena visto il film, allora ho detto, beh, la prima cosa che faccio è fare anch'io una gara. Vabbè, e la cosa più divertente è che poi dopo, i soldi ce li aveva per togliersi dalla per pagare la cauzione. Sì, diciamo che i soldi ce li ha. Sì. E il papà l'ha andato a prendere. È andato il papà, tipo, per il coppino. Bastardo, cosa fai? Deficiente, non farlo mai più. Ecco. Vabbè, insomma, poverino, un po' ci è rimasto male, sai. Alla fine Fast and Furious non arrestava nessuno e lui non capiva il perché. E infatti, ma nel film non arrestano mai nessuno alla fine. Cos'è? Vabbè, invece la vita reale sì. Quindi è arrestato, fedina penale macchiata. E adesso non potrà più fare lavori comunali come in Italia? Sì, sicuramente domani andrà a fare qualche lavoro comunale. No, quindi. Non può, perché se hai la fedina sporca in Italia non puoi fare lavori comunali. Non è vero. No? No, neanche quello è più neanche tanto quello. Vero. Ma io sapevo quella cosa lì, me la diceva sempre mia mamma. No, non lo so. Se ti arrestano, dopo non puoi più lavorare in comune, vabbè, dai. Non è... Beh, come anche tipo in assistenza pubblica, quella roba lì. Sì. Tutti i corpi di volontariato non puoi farlo. Ma comunque rimaniamo da Justin Bieber perché è comunque la notizia del giorno, sì. Quindi boh, cosa ne pensate? Lo so, sì, scrivetecelo anche nella descrizione del video di sicuramente caricheremo su YouTube qua sotto. Dov'è? Oppure nella chat che è di qua, credo. Oppure nella la chat non è sotto. No, sì, anche sotto, ma c'è un po' ovunque, cioè. Un po' una chat ovunque. Le uscite di sicurezza sono di qua e la prossima canzone sta arrivando da quella parte, verso la regia che c'è Luca. Le prime tre canzoni sono tornate a sceglierle io perché ne ho scelta una che mi piace veramente un sacco. Vai, sparacela, buttacela. Questi sono i Bastille. Rhythm of the Dance. No, com'è che si chiama? Of the Night. Of the Night.
Bastille, tornati in diretta a Moon Talk, See You, canale Industry di Parma. Felicissimi di essere noi in onda e felicissimi anche di aver risolto i problemi video, audio e mistici che da tempo ci affliggevano. Sì. Quindi sono le 23:10 in diretta, bellissimo essere, avere solo un ritardo di 10 secondi. Pensate che bello. Sai dove non ci sono problemi mistici? Su YouTube. È vero, anche voi che guardate il nostro registrazione su YouTube, iscrivetevi al nostro canale, diventate felici insieme a noi e sicuramente passerete dei bei momenti. Oppure un po' meno tristi. Non lo so, tra un YouPorn e l'altro, 10 minuti dei nostri video potete vedere. Sì, che sì, cazzo. Sì, sì. Allora, tornando sempre a parlare di movimenti popolari, perché Justin Bieber. Il Pueblo Unito, però italiano. Va bene. Quest'Italia che non si mobilita per la situazione politica, ma si mobilita per quello che mangia. Per le tasse. Perché si sa, l'Italia è pizza, mandolino sì, e quelle robe lì. Quindi. Adesso è diventata l'Italia per le tasse. Esatto. Anche, però, anche per le tasse. Quindi l'insurrezione popolare, tu te l'aspetti sulla politica, in realtà ce l'hai sul Winner Taco. Beh, guarda, in effetti. Io ci ho pensato per molto tempo sul Winner Taco. Ho detto, ma che fine ha fatto questo Winner Taco? Cioè, era una delle cose più buone degli anni 90. È vero. Cioè, l'Algida purtroppo dieci ha fatto anni un fa, epic fail togliendolo. 10 anni fa l'Algida tolse questo gelato senza motivi, cioè non è che causava dei danni, è stato solo tolto per motivi commerciali. Tipo ha portato il cancro a 100 persone. No, no, non è vero, in realtà. È stato tolto solo perché pensavano di rimpiazzare questa catena di produzione con un'altra catena di produzione di un gelato più nuovo, più adatto al nuovo millennio, all'epoca si parlava. E quindi da allora è successa una cosa strana. Praticamente dal 2011 due persone iscritte su Facebook, che sono sì, Daniele Tinti e Alessandro Zolfanelli, che salutiamo sicuramente. Sì, grandi. No, comunque un applauso anche loro. Hanno fatto questa petizione, ridateci Winner Taco, 10.000 iscritti. Questa petizione ha avuto successo e da questa primavera l'Algida riporterà questo fantastico gelato nei negozi e nei bar di tutta Italia. È bellissima questa cosa. tutti felici. Vi piaceva Winner Taco? Era praticamente, c'era del caramello dentro, c'era della vaniglia. Caramello fondamentalmente. Sì, c'era un biscotto. Praticamente per festeggiare questo evento, tra l'altro a Roma, dopo la comunicazione ufficiale è stata messa questa statua a dimensione disumana di questo mega Winner Taco, che praticamente troneggia e tu vai lì, ti fai la foto insieme al Winner Taco, tenti di mangiarlo, ma credo che non sia commestibile. Perché? Ma perché? Perché è troppo grande? Sì, però è freddo, magari col freddo si conserva bene, magari poteva essere anche. Cioè, se lo facessero d'estate era ovvio che era finto. Così magari è freddo sì. Ma no, dai, a parte il fatto che allora ci sono certa gente che lo mangia d'inverno il gelato. Il gelato d'inverno. Però è una cosa un po' mistica alla fine il gelato d'inverno. È un po' strano. Come la polenta d'estate quando sono fuori 30 gradi. Il gelato d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV, diceva. Sì, dai. E verso l'interno? E verso l'esterno com'è? Tra l'altro canzone bellissima scritta da Enrico Ruggeri. Eccolo. Lo stesso che scrisse. Eccolo, da un po' che non ne parla. Quello che le donne non dicono. Vabbè. Siamo così dolcemente complicate. Io me lo immagino lui mentre la scrive, vabbè. Enrico Ruggeri tra l'altro è tifosissimo dell'Inter. No, ma va. Lo sapevi? Ma va, sai che non lo sapevo proprio. Che tipo gli manca soltanto in testa il tatuaggio con l'Inter. C'è solo l'Inter. Sì. Però purtroppo non c'è l'Inter. Purtroppo non c'è la società. Cos'è successo? Allora, è successo che, allora, da un certo punto di vista, si pensa che abbiano. Che hanno vinto tutti i tifosi. Hanno vinto i tifosi, cioè un'altra insurrezione popolare come per Winner Taco. Sì. L'Italia si insorge solo per il cibo e per il calcio, praticamente. Ma però in realtà anche lì, cioè, il problema principale, sai qual è? Qual è? Che Vucinic va bene ai tifosi dell'Inter. Ecco. E che non va bene alla controparte. Cioè, tu non puoi dar Guarin alla Juve, però puoi prendere Vucinic. Sì, e quindi c'è stato un dramma, perché si pensa che Guarin sia il giocatore di futuro, di prospettiva. Ma il problema è che conta ancora più il 30% nell'Inter rispetto al 70%, in cui il 30% è Moratti, il 70% è Toir. E quindi com'è successo quindi, questa cosa? Semplicemente è successo che Moratti ha detto a Toir, guarda, questo è il tuo primo investimento, sta attento. Non far cazzate. Che se vuoi ancora una squadra e vuoi ancora la pelle quando vieni qua in Italia, non far questa cazzata. E sai, Toir all'inizio aveva detto sì, perché quando all'inizio si diceva che lui non sapeva niente, una gran balla, cioè, è ovvio che sa. No, cioè, tu fai, compri i giocatori a insaputa del presidente con i suoi soldi, è una cosa un po' strana. È un po' strano. Poi, vabbè, tutta la pantomima che ha fatto dopo Marotta è stata assurda. Beh, cioè. Marotta ha piagnucolato, ha detto no, io con questi non ci parlo ma più. No, adesso i giocatori. Però dipende. Comunque un po' c'ha ragione, perché se una squadra ti dice, io voglio comprare il tuo giocatore, ti do in cambio questo, poi autorifiuta la sua stessa offerta. No, vabbè, è una cosa un po' strana. Ho capito. Tu non puoi fare un'offerta e rifiutartela. Ma un po' sì. Un po' sì, l'Inter faranno con loro stessi, ma non è possibile.
Ma l'Inter può farlo, soprattutto se dall'altra parte c'è la Juventus. E questo diamante che va alla... Magari non lo sapevano, ma era la più grande burla del secolo. Non lo so, magari è uno scherzo. Magari sì. E allora, io parlerei, prima di diamanti, parlerei del maxi scambio che c'è stato tra Parma e Sassuolo. E chiederei a un esperto, come anche possiamo avere in studio, il perché. Ma perché è andato via Sansone, che era uno dei più forti della squadra? Per Ezequiel Schelotto. Schelotto. Uno dei giocatori che tutto il mondo ci invidia, praticamente. Rosi è andato via. Sì. E Mendes. Mendes. Tutti. Per Schelotto e Rossini. Rossini, che io non sapevo neanche che giocasse a calcio. Sentiamo il parere dell'esperto Francesco, che su Twitter riesce. Tra l'altro, io ho visto Mendes che ha twittato una cosa bellissima. Sì, ha detto: senti? Sì, sì, ci sentiamo. No, tranquillo, ci si sente. Va bene. Dai, dici qualcosa su questa trattativa di mercato e guarda in camera che è lì. No, dai, sì, però Schelotto. E tanto è il giocatore più sopravvalutato della Serie A. Sì. Come sei cattivo? No, ma l'hanno detto i giocatori della Serie A. No! Sì. Hanno fatto un'intervista a vari giocatori, ovviamente sì. Tutte interviste anonime, perché non possono dire. Non si può. Hanno chiesto a tutti. Non chi so, è? Tipo, ha chiesto a 20 giocatori importanti. Sì. Qual è secondo voi il giocatore più sopravvalutato della Serie A? E tutti hanno detto Schelotto. No, e quindi noi orgogliosi di questa cosa, sì, dobbiamo assolutamente averlo, diamo via Sansone. Invece per Branca, siccome lui vuole farsi licenziare. Sì, no, ce la sta mettendo tutta. Cos'è che mi dicevi di Branca? Che è andato al panettiere e cos'è che ha offerto? Per... No, lui quando va in chiesa la domenica deve dare le offerte. Da 10 milioni e poi la metà di qualche giocatore. Ah, l'ultima volta è stato Palacio, credo. Sì, infatti la metà di Palacio appartiene al Papa. Ok, va bene. 23:17 minuti, ci ascoltiamo la prossima canzone di stasera, sempre scelta da me, perché questa canzone mi piace veramente un sacco e quest'estate ce l'ascoltiamo. Se riesci a tirare sarei veramente felicissimo. Questi sono i Magic Box, Scream My Name. Magic Box, really, really love me. Com'era bella sta canzone? Allora, mi ha veramente riacceso tutti questi spiriti primaverili. Ho l'ormone libero. Se arriva fino a quest'estate, tu ti strappi i peli dal petto? Prima te li fai crescere. Ci metto poco, però va bene. Cioè, dai, fallo. Diciamo che in pochi secondi ci possiamo fare questa cosa. Faccio un up scorta così. Sì, fallo. No, non lo faccio. In nome della canzone che apprezzi. Esatto. Magic Come Box. Apprezzi sempre, mettete YouTube. Come apprezzi? Iscrivetevi al nostro canale di YouTube e seguiteci e commentate i nostri video. Yeah. No, comunque non ci stancheremo mai di dirlo. Esatto. Hey. No, perché probabilmente tra le prossime puntate ce lo siamo già scordati. Cos'è che dovevamo dire? Esatto. Comunque intanto informazioni di servizio, se mi abbassate leggermente la base mi sento meglio. Comunque adesso continuiamo a parlare di drammi. Perché? Dramma. Il dramma non è solo degli interisti, ma il dramma. No, perché devi sempre citare gli interisti? No. Perché sono lo psicodramma per eccellenza. Certo, è ovvio. Un po' sì, un po' c'hai ragione, però... È mai successo che... L'orgoglio non lo buttiamo via. Ah, vabbè. Branca sì, l'ha buttato via da tanto tempo. Esatto. Invece. Ti è mai successo che ti ha rubato qualcosa di veramente prezioso? Ma il portafoglio tipo due volte. Il portafoglio due volte dove? Ma non me lo ricordo. Ah no, più che il portafoglio è la bici, a me mi sta molto... È vero, la bici. Ti ha rubato la bici, anche a me l'ha rubata. Allora, male. Tipo a me l'ha rubata due volte, una persona che conosco gli ha rubata otto volte. Ok, vabbè, ma cioè, vai in skateboard. Non lo so, io invento un altro sistema di locomozione, non lo so. Sì, inizia a volare. Sai che forse Renzi voleva andare in bici? No, ha detto che noleggiava uno scooter a Roma Termini per arrivare in treno da Firenze, poi prendere lo scooter e arrivare in Parlamento in scooter. Se mai diventasse una... non lo so. Chissà se poi lo stava ma facendo. Ma vogliamo parlare due secondi di Renzi? Vai, parliamo un attimo di... Va bene, non era previsto, ma si può fare. Ma... Cosa ne pensi di uno di Berlusconi che è andato? È andato nel palazzo a casa del nemico. Ma sì, cioè come se i maialini vanno nel palazzo del lupo. Sai cosa è successo? Cioè non il contrario. È successo tipo Star Wars. Gli ha detto: Matteo, sono tuo padre, Cribbio. Sì. Gli ha detto così. Ma praticamente dai, si riconosce. Alla ma sai che tipo... È un infiltrato, diciamolo. Renzi? Sì, è un infiltrato. Ah, perché è di sinistra adesso? mi sfuggiva la cosa. È un infiltrato. No, vabbè, lo cioè, allora tutti. A me ha fatto un sacco a ridere, però tipo ho capito la gente che l'ha andato là a insultare, cioè non si fanno queste cose, onestamente, non è proprio luogo. Ma tu sei troppo di mentalità chiusa, devi aprirti, devi invitare quindi a cena il nemico. Quindi apprezzi tutto ciò? Ma sì, dai, alla fine è bella questa cosa, più che altro una volta che l'hai già tagliato fuori, perché era fuori totalmente dalla scena politica. Ma totalmente proprio, non diceva più niente. No, praticamente ha resuscitato con le sfere del drago e l'ha rimesso in piedi. Cioè, adesso tra l'altro è andata a dimagrire Berlusconi, non lo sai, è andata in un centro dimagrante perché deve perdere 8 kg. Ah sì? Quindi si è spostato lui, l'amorosa, il cane, e sono andati a dimagrire. Sì, Dudu, secondo me è stato lei che gli ha fatto tutto, mica la Pascale. Ma comunque torniamo a parlare dei nostri amati cellulari. Stai insinuando che va anche con Pierfido?
Beh, comunque, torniamo a noi. Vabbè, tu sai cose che non puoi dire. No, è meglio non dirla, sta indiscrezione. Lasci intendere cose che non sono vere. Ma è meglio non dirla. Comunque, dimmi. Torniamo a parlare dei nostri amati cellulari. Cosa facciamo senza cellulare ormai? Niente. Niente. Sostanzialmente però è successo una cosa, un dramma, perché Vittoria Brodsky, prima ancora, una ragazza che andava si è perso l'uomo, sì. L'omino si è perso. Ho sbagliato la riga, scusate, colpa mia. Una ragazza che doveva... No, ma dicevo l'omino proprio. Anche l'omino, sì, esatto. Una ragazza che no, lei è anonima, infatti è anonima. Una ragazza ogni mattina in Africa, una ragazza si sveglia e sa che dovrà correre più del suo borseggiatore o finirà per perdere il telefono, perché il borseggiatore si è perso alla fine. Lei ha raccontato che era in Ibiza, era in quel di Ibiza. In Ibiza, prima serata a Ibiza, bagno nudi. Ha detto che era piena come una nave. Beh, poi ci sta alla fine Ibiza, lascia tutto lì e praticamente dopo tornando, cazzo, ma non c'è più la mia roba. Cosa è successo? Niente, è sparita il suo portafoglio, il suo cellulare, sono sparite anche le mutande dell'amico con cui sta facendo il bagno nudo. Ah, non lei, le sue. No, le mutande dell'amico, non si capisce perché. Magari non ce l'aveva. Non lo so, stato un problema mistico. Sì. Se non che, praticamente, dopo parecchi mesi, perché a dicembre l'ha scoperto, guarda il suo profilo Dropbox e vede che uno sconosciuto, per via del collegamento tra il telefono e Dropbox via internet. Parentesi, Dropbox è? È uno strumento per condividere i file in rete. Okay. Cioè praticamente il tuo telefono, se lo configuri, invia automaticamente per intervalli regolari tutte le foto che ha in questa periferica online, tipo un cloud, sì. Per quindi non perderli in caso d'emergenza. Quindi sapete cos'è Dropbox da adesso in esatto. Poi. E qui è conosciuto questo sconosciuto, che adesso non è più sconosciuto, no. Che è Afid. Un tale Afid, un personaggio che praticamente gli ha rubato il cellulare e poi dopo si è fatta tutta la sua vita bellissima con questo nuovo cellulare. Si sanno tantissime cose di lui, tipo che vive in una casa con tre amici, che non ama tanto la pulizia, che gli piace tanto fare delle giornate al mare. Ma la vera domanda è, ma Afid ha capito e no, ormai... non l'ha ancora capito. Ah, sì? Lui bellamente continua a pubblicare foto. Ma lei ormai ci sta facendo su un guadagno alla Madonna. Lei, non contenta, ha creato un blog dedicato alla vita di questo ladro che si chiama Life of a Perfect Stranger Who Stole My Phone. Adesso, che inglese, ragazzi. Adesso faremo subito l'upload del video del sito internet, del blog, in cui praticamente quotidianamente, in base alle foto che il suo cellulare manda sul suo account di Dropbox, dice quello che fa, racconta e si immedesima in questo ladro. Tipo, oggi sono andato a pattinare, che bella giornata, oggi ho borseggiato le vecchiette, oggi ho cucito. Ma guardalo che si fa anche le foto tutto bello sportivo. Esatto, ma noi sappiamo tutto di questo uomo e tutto della sua vita a sua insaputa. Eh beh, certo. E qui nasce anche il problema: una volta che uno diventa un ladro, la sua privacy si può totalmente ignorare. Perché ladro? Esatto, in quanto ladro la sua privacy viene annullata. Ma no, deve avere pur sempre la sua dignità. Cioè è ladro, ma però deve avere la dignità del ladro. Invece non esiste anche la casta dei ladri alla fine. Vittoria Broschi, guarda, in Italia quanti ne abbiamo. Sì, vabbè, dai, come sei politico. Vabbè, volevo fare la battutina, tanto che c'è. Vittoria Broschi invece è un'altra che ha subito lo stesso furto del cellulare, sempre per lo stesso meccanismo di upload su Dropbox. Questo ladro continua a mandargli delle foto, sì. Tramite a sua insaputa comunque. E solo che le foto che manda sono un po' inquietanti, perché addirittura gli sono arrivati dei filmati porno che il ladro ha fatto con sua moglie. E lei ha detto, ma cazzo, io sono una brava madre, ho dei figli, lavoro, sono una persona per bene, perché sul mio account di Dropbox mi devo trovare le scene di questo uomo loschissimo che fa un gesto spontaneo e bellissimo, ma con una persona che penso sia molto bella dentro? Sì. Fine. Beh, ma anche lui non è molto bello fuori. Ma lui è il classico, guardalo, ladro alla fine. Guardalo come se ne vanta del fatto che ha appena fatto lei. La foto post coito era bellissima, tipo di lei sdraiata e lui, yeah. E vai. Ma allora, la fine, tipo, un po' ti viene voglia anche di perdere il cellulare apposta per vedere quale ladro lo prende e dopo cosa succede su Dropbox. Francamente no. Però allora, è no. Vero, abbiamo una persona in studio che ha perso il cellulare. Hai voglia di raccontare la tua esperienza? Vuoi venire qua? No? No, va bene. Ok, se non ha voglia di raccontare la sua esperienza, io passerai alla prossima canzone. Ma sei proprio sicura che non vuoi venire? Neanche se ti tiro a forza e ti trascino qua? No, va bene. Cellulare perso probabilmente in un bagno di una discoteca. E poi dopo. Tu, se ce l'hai collegato da qualche parte, prova a controllare, magari ti trovi delle sorprese, qualche porno inaspettato, qualche emozione che non ti aspetti. In arrivo una canzone, quella nuova di Avicii, Hey Brother.
Era Vici con i Brothers, grande canzone, direi che ogni canzone che fa è sempre sì, notevole. È impressionante come riesca a centrarle tutte, e soprattutto stavo dicendo prima che subito quando l'ho sentito ho detto che cazzo, che canzone è? Io mi ricordo Vici tipo Levels subito, così. No, però... e invece questa qua parte è molto lenta, però comunque è bella, è un po' al tipo il concetto anni 80. Cioè canzone che non è che va molto forte e spinge di cassa, però comunque va. Beh, c'ha qualche passaggio che un po' spinge. Sì, però non, rispetto a quelle vecchie che faceva, è tutta un'altra cosa. Beh, sì. Beh, sai cosa è apprezzabile? Anche tipo il... tanto per fare un po' di marchetta, quella di Rudy J, che ho sentito il remix. Quello spinge. Quello spinge abbastanza. Quello spinge parecchio. No, è carino. Rudy J, mi ricordo quando l'abbiamo intervistato, bel momento. Dove sì. Con sì, tipo sì, la discoteca sotto, la musica che pompava altissima. No, ragazzi, un bel posto, bello carico. Grande . Personaggio. E, sì, ricordiamo di iscriversi al nostro canale YouTube, commentare qua sotto e soprattutto condividere i nostri video quando li uploadiamo, perché noi siamo in onda ogni giovedì dalle 11 a mezzanotte su You Canale Industria di Parma, ma poi abbiamo il nostro canale e le carichiamo su YouTube, quindi sì, sono a vostra fruizione. Se volete riascoltarci oppure ascoltarci tu settimanalmente se non siete disponibili il giovedì, quando volete, e noi circa 2-3 giorni dopo aver fatto la puntata, entro lunedì di solito carichiamo tutto. Sì. Sì. E quando noi dico siamo noi, sempre. E quando dico noi, dico io. Però va bene. Quando dici io, dico io il mio PC. Bravo. Non spieghiamo chi è l'artefice di tutto. Esatto. E non sono così bravo, però, perché probabilmente, cioè, i nostri registi sono bravi, ma non vinceranno mai un Oscar. No, sicuramente no. Chi può vincerlo può essere la grande bellezza. La grande bellezza. Allora, forse sono l'unico in tutta questa sala ad averlo visto. Sono in due. Secondo recente sondaggio, sono in due. Va bene. Allora, premessa, è un film molto molto complesso, perché se lo vedi la prima volta, cioè ti lascia un po' così, tipo è molto bello, sono delle gran belle immagini, tipo la cosa che ti colpisce di più di quel film lì sono le immagini più che la trama stessa, però in realtà la trama parla di questo giornalista che è nella, come si chiama, a Roma. E niente, come fa si chiama? Delle gran feste, solo fa queste gran feste. È nella Roma feste, bene, sì, possiamo dire. E niente, però ne parla malissimo di Roma, in realtà. Cioè, quindi è una critica forte alla società romana. Poi c'è anche Verdone, c'è la Ferilli. So che c'è un cameo di Venditti. Sì. Che è bellissimo, l'ha raccontato, perché praticamente lui saluta e poi dopo sta per 10 minuti in fondo alla scena, fa finta di parlare con qualcuno. Sì. Cioè, viene a fare un cameo, sì, ok. No, ma la cosa divertente è che tipo c'è Servillo e la Ferilli. E la Ferilli si volta. C'è Venditti. Lui gli fa: ciao Antonello. Fa: ciao, come si chiama? Me lo conosci? Perché la Ferilli chiaramente non lo conosce. No, soprattutto. E si vede le tette della Ferilli in quel film. Bello, artigiana della qualità. Sì, vabbè, tanto per dire. E niente, è un film molto molto complesso. E vedetelo e poi pensate un po' com'è. Io ho preferito quello precedente. Come This si Must chiamava? Be the Place. Ah, ok. Quello con come si chiama? Sean Penn. I like Sean Penn, anche Gazzibo lo diceva, no? No. No, quella era Sean Penn. Allora, sempre apprezzabile il fatto che comunque un italiano va al Golden Globe, va agli Oscar. Eh sì. Quello è sempre è il primo italiano che non va al Golden Goal ma va al Golden Globe. Sì. Chi l'ha presa male invece è Tony Servillo, direi. Tony Servillo, intervistato con Sky News 24, ha parlato un po' di questo film, e però la giornalista ha cominciato a fare delle domande un po' scomode in chiusura, e lui si è sentito un po' minacciato, perché ha detto: come, parliamo di questo film che ha avuto successo, nomination agli Oscar, a tutto, dovrebbe essere la cosa più bella che deve succedere, invece te mi provochi, tenti di smerdarlo, cosa succede? Sentiamo un po' cosa è successo. Allora, dei punti che hanno sollevato un po' più le critiche, ma i punti invece vincenti di questa pellicola. Mi sembra francamente inopportuno parlare di critiche adesso, a meno che lei non abbia voglia come me di condividere un entusiasmo per un risultato del genere. Io credo che la maggior parte degli italiani vogliono condividere un entusiasmo, non hanno voglia di parlare di critiche. Beh, certo. Possiamo dire, secondo lei, che cosa è stato apprezzato soprattutto di questo? Cosa? Non sento più, guardi, sto entrando in un tunnel, pronto? Noi lo sentiamo. Senti? Ci sente? No. Si volevano sapere perché. Ci sente? Sì, così. E poi chiude. Va bene, la ringraziamo. La ringrazio. Grazie, dopo essere stata mandata a fanculo, ringrazia. Vabbè, però è stato bello. Secondo tutto. Te ha fatto finta di essere in galleria? Oppure. No, ha fatto finta. Ma però, ha fatto cazzo, stai già facendo finta. Almeno.
chiude il cellulare, cioè era talmente incazzato che si è scordato di chiudere il cellulare mentre faceva finta di essere in galleria. Ma magari sai com'è, tipo magari era in macchina, non sapeva bene il tasto da schiacciare e nel mentre chiudendo la cosa ha detto queste cose qua. Che bella figura questa qua. Andate a fanculo Rai 1 e tutto il resto. Dedichi una vita al mondo dello spettacolo a recitare e poi diventerai famoso per aver mandato a fanculo giornalista di Sky News. Beh, anche lei un po' se l'è cercato, cioè insomma, tra tutte le varie domande che puoi fare, come ha detto anche lui, gli vai proprio a scegliere le scomode. Sì, insomma, ci è rimasto male perché ha detto: cazzo, insomma, è l'apice della mia carriera. Ciao, siamo agli Oscar, ma cosa vuoi da me? Non mi trattare male, per favore. Sempre parlando di Oscar, io ho guardato e effettivamente ci sono persone che sono state candidate agli Oscar, ma non sono mai riuscite a vincerlo. Ah. Persone insospettabili, cioè tipo persone tantissimo famose, molto famose, moltissimo famose, che però. Però gli manca. Non lo so, l'Academy l'ha sempre odiata. Per esempio, abbiamo Marilyn Monroe. Beh, vabbè. Cioè, insomma, Marilyn Monroe, uno pensa, cazzo, cioè, un Oscar l'aveva preso in tutta la sua carriera. Ma quello che forse lo sapevo. Poi abbiamo il regista Alfred Hitchcock. Mai preso un Oscar. Questo è uno scandalo incredibile. Quello dopo un po' ci sta in realtà. Johnny Depp. Un po' ci sta. Sì, poi soprattutto. Sto scherzando. Dopo la sto scherzando. Dopo la tendenza Jack Sparrow, basta, cioè non si può più vedere. È che il problema principale di Johnny Depp è che fa film poco impegnati da quel punto di vista lì. Invece gli Oscar li danno di solito a film molto, molto impegnativi. Sì, è vero, è vero. E quindi, cioè, Pirati dei Caraibi non vincerà mai un Oscar. No, diciamo. Però poteva vincerlo, boh, non lo so. E poi abbiamo Leonardo DiCaprio. Ecco, quello mi spiace. Titanic, perché è un grande attore. Titanic credo che abbia vinto tutto, tranne l'Oscar per DiCaprio, che poverino. Beh, ma anche ai film successivi. Cioè, insomma, sì, no, ha fatto dei film bellissimi. Beh, quello. Come si chiama? Quello della prigione psichiatrica. Però quest'anno lo vince. Quest'anno lo vince? Sì, vince con che lui? Film? Con The Wolf of Wall Street. Ah. Il lupo di Wall Street vince, sì. Ma scusa, ma ha fatto dei film tipo, vabbè, non dico Titanic, ma dico la stessa base che stiamo ascoltando. The Departed, che è uno dei film più belli che ho mai visto. Sì, gran niente. Vabbè, ma lì è stato veramente bravissimo. Perché doveva maturare, era troppo giovane. E anche per Django. Beh, no, ma Django non puoi dare un Oscar. No, perché odio Tarantino, quindi sì, non puoi darlo. È vero. Ok, andiamo avanti. Cary Grant. Questo lo conosco, per esempio, credo solo io. Via ma... col vento? No, via col ventre, no. Lo conosce anche la Vale, presente in sala, che salutiamo. Cary Grant non ha fatto Via col vento. No, non ha fatto Via col vento. Cary Grant ha fatto dei film bellissimi, tipo Caccia al ladro, tutti i film vecchi in bianco e nero. No, ma li ho visti. Con Grace Kelly, con tutte le migliori artiste di quel settore. E purtroppo non ha mai avuto un Oscar. È uno dei miei attori preferiti. Erano dei grandi. Niente da fare. Abbiamo anche Tom Cruise. Ma onestamente da, Tom Cruise, cioè alla fine se ci pensi i filmoni della Madonna, non lo so, cioè, non me ne tutti... ricordo, cioè sono tutti carini, ma da non lo so. Top Gun. Quello sì, però non potrà mai vincere un Oscar. Mission Impossible, tipo, poteva vincerlo. Io mi ricordo quando io e Lucas siamo andati a vedere Mission Impossible 2. Bellissimo, bellissima giornata che mi rimarrà sempre nel cuore. E Brad Pitt, mai vinto un Oscar anche lui. Ecco, quello mi spiace, un altro che mi spiace. Brad Pitt lo sai che puzza, tra l'altro. Ma che l'aveva detto Angelina? Che l'aveva detto Angelina cosa e le attrici che devono baciarlo dicono che puzza perché lui, per conservare... Dici? No, Brad Pitt ridanno gli Oscar perché è sempre Brad Pitt, non cambia mai. Ma questo è troppo tecnico. No, è vero, perché lui fa, in tutti i film che fa, lui fa Brad Pitt. Anche Johnny Depp è la stessa cosa. Appunto, no? Johnny Depp è bravissimo, però sa fare solo Johnny Depp, un personaggio. Va bene. Il malato di mente lo fa da Dio. Sai che arriveranno testate nucleari, sì. sul tuo anno in questo momento. Beh, vabbè, come tipo World War Z, cioè è reale da Dio quel film lì, ma proprio l'ho visto, tantissimo, però... cioè troppo, cioè c'è un apocalisse. Apocalisse zombie, okay. E lui non si fa mai niente, ma nulla. Beh, cioè, anche Gesù città distrutte, lui niente, niente. Nulla. Jesus Christ Vampire Hunter. Ah, se lo recitava lui sicuramente avrebbe vinto l'Oscar. Quello sì, quello è bellissimo. James Dean non ha mai vinto l'Oscar. Ma perché lui è morto troppo giovane. Però un Oscar tipo la memoria potevano darglielo. Vabbè, fa il personaggio maledetto alla fine. Un altro regista, Tim Burton, mai vinto un Oscar neanche lui. Anche lui, purtroppo. Giusto così. No, come giusto così? Gli ultimi film è giusto così, cioè fa schifo. Beh, però perché film. Va un po' a braccetto con Johnny Depp. Tutti i film uguali. Sì. E questo è lo scandalo invece di tutti i tempi. Un po' sì.
In ultimo Harrison Ford per Indiana Jones. Porco cane, mai vinto un Oscar neanche lui. Vabbè, ma Indiana Jones non può vincere gli ma Oscar. Sai qual è il problema? Probabilmente sono tutti un po' teen idol. E soprattutto dopo, scusami, ma soprattutto quando lui si para da una bomba atomica mettendosi nel frigorifero. Dopo aver visto quello, io cioè, ho smesso un po' di vedergli Indiana Jones. Sì, ha perso un po' credibilità. Cioè, quello insomma è un po' il punto più basso di Indiana Jones. Sì, vabbè, però dai, comunque per quello che ha fatto, tutti i film Blade Runner, poi Star Wars. Han Solo, Indiana Jones. A proposito di Star Wars, sai che forse torna nel nuovo. Ma lui torna, ufficiale, si sa. Ah sì? Ufficiale. Vincerà l'Oscar lì, secondo me. Aiuto. E sai cosa è la cosa più imbarazzante? Che lui è ancora uguale, tipo ho visto Ender's Game. Sì. È ancora uguale ad allora, più o meno. Sì, ma Luke e Leila li hai visti adesso? Vabbè, la principessa Leila ha detto che tirava di coca tra una ripresa e l'altra. Luke è così? Cioè, boh. Non lo so, magari faranno tipo i nipoti, andranno avanti. Ah, speriamo. Ricordiamo di condividere i nostri video, di mettere mi piace, tutte quelle cose lì, commentare, tutte quelle cose che piacciono a noi. Nel frattempo, per voi che siete in diretta, arriva una canzone bellissima, come si chiama? Dimmi te, Carella? Carella, Live for the Night. E vivi per questa notte, cazzo. Moontalk, abbiamo sentito una canzone che... con un video carico, con anche un video anche carico, era molto bello, molto carico, soprattutto molto verso la fine. Però sai cos'è, a me mancano i vecchi video con il tipo palestrato su una barca che mangia un panino enorme. Quelli mancano, quegli assurdi che dove vedo... sono finiti, dove sono finiti scorso. Io li voglio, sono no, i migliori. A proposito di questo, quel gruppo d'artisti, mi diceva a Francesco... proposito di iscrivetevi sul canale di YouTube oltre a quello. Parlaci un po' di questa, di questo gruppo, come si chiama? Crewella. Sono un gruppo americano composto da due sorelle. Due sorelle, quindi due belle sorelle. Sì. Non sono gemelle, ma sono sorelle. Non sono Tara e Maggie, tipo. Non sono Tara e Maggie. Sono pakistane. Sono pakistane. Ho scoperto. E da un terzo componente che è il boy toy di loro due, che è un DJ. Ah, quindi uno fa il DJ e l'altro due fanno una immagine praticamente. No, cantano. Cantano anche loro. No. Non so. Che voci sentivi? Io faccio quello che non ne sa niente, che chiede. Va bene. Hanno già fatto pezzi importanti? No, ma ne faranno? No, questo è un pezzo importante e poi altri pezzi importanti. Del passato. Non voglio... Beh, chiarissimo. Da qua capisco che è meglio andare avanti e non scavare oltre. E comunque, adesso cosa succede? Inauguriamo un nuovo momento importante. Infatti, per voi, disponibile oggi nei migliori negozi, la rubrica Il Fatto del Giorno by Final. Mamma, just kill the man. Il fatto del giorno presentato da Final, che trova ogni due settimane da Luca. La scadenza sarà quella. Sì, ma a me piace chiamarlo Final. Ormai è Final. È il suo nome d'arte. È la Final regia. È sempre... Esatto. Trova prestazioni degne di persone non degne, bravo. Questa è la definizione bellissima, prestazioni degne di persone non degne. Vai, sì. Spiegaci un po' cosa è successo. Allora, abbiamo Luke Harding, 19enne di Manchester, che una sera si ubriaca con gli amici e poi dopo si ritrova a Parigi. Com'è successo? Semplicemente ha detto: bah, io non voglio tornare a casa, è troppo presto, sono soltanto le 5 del mattino, cosa faccio? Ma quasi quasi, sai cosa faccio? Io prendo il primo volo e il primo volo era per Parigi. Ma lui si è trovato a Parigi in che condizioni? Lui non se lo ricordava. Ah, non se lo ricordava. Lui si è svegliato a Parigi, tipo nella periferia di Parigi, si sveglia e fa: ma io cosa ci faccio qua? Chi sono? Dove sono? E poi dopo gli amici gli hanno ricordato che lui aveva preso un taxi e aveva sbagliato corsia, diciamo. E niente, lui l'ha presa un po' sul ridere, un po' ci è rimasto male del fatto che non sapeva come tornare indietro perché costava un po' tanto. Eh sì, però vabbè, insomma, ha dovuto chiamare i genitori, come è successo? No, niente, poi dopo ha pagato 170 sterline, che sono molti di più, per tornare indietro perché, sai, doveva anche andare a lavorare. E niente, poverino. E ricorderà il tutto dicendo: mi sono rotto un braccio, una gamba, ma insomma mi sono divertito così. Beh, però è bello, dai, alla fine sono quelle serate che ti verranno sicuramente impresse. Poteva rimanere al pub a bere, invece è andato a Parigi. Ma tu lo faresti? No, spero di no, ecco. Però, cioè, da ricordare, devo dire, è bello. Magari da vivere un po' meno.
Perché? Cioè, se lo fai con gli amici, secondo me è diverso. Ti svegli il giorno dopo a Parigi senza un rene, magari. Non è una cosa bellissima. Non lo so. Beh, ce n'è un altro, dai. Vabbè, sì, giusto. Vabbè, dai. E invece, un'altra persona che probabilmente, non lo so, è una persona che mi ha un po'. Risultato perplessità, dai. Sperplesso, devo dire. Questo fenomeno che sta scoppiando in rete è il Giuseppe Sappio. Ma che scoppia lui, magari. Scoppia lui, ma probabilmente sì, perché cioè, mi dispiace anche per lui, perché è un ragazzo che ha iniziato molto giovane. E dillo un po' in parmigiano, le... È un ragazzo. Molto giovane, che ha iniziato a pubblicare video sia su Facebook che su YouTube. Sì. No, su YouTube forse ci sono andati dopo. Ma su Facebook, sì, solo su Facebook. Però è diventato in pochissimo famosissimo perché c'ha uno slogan che è accattivante da Dio, tra l'altro. Vai, ma che ispira anche odio. Sorrido sempre, ciao. Lui fa ogni video stupido, poi conclude con sorrido sempre, ciao. Ah. E parla velocissimo. Sembra quasi creato a tavolino questo ragazzo, cioè, però c'ha cioè, tutte le chiavi per diventare un tormentone ed è troppo giovane per esserselo studiato. Al tempo stesso, non è detto. Pubblicando questi video va incontro tipo a minacce, a insulti, non solo dai suoi coetanei ma anche da quelli più grandi. Sì. Quindi non lo so, cioè, se a te a 10 anni avessero dato in mano un social network, come avresti reagito? No, spero. Considerando che questo qua c'è una 13-14, comunque, nuova generazione di social network. Non l'avrei cagato di striscio. Non l'avrei cagato. Finché qualcuno mi diceva, guarda, ci sono, io non l'avrei usato. No. Perché non proprio non ne vedo l'utilità. Cioè. Questo ragazzo dice. Invece, purtroppo, i giovani è la cosa principale. Lo sfruttano veramente tantissimo. Infatti, uno dei video che ha destato più scalpore è il video di questo ragazzo che prende in un certo senso in giro i napoletani, essendo lui stesso napoletano. Sì. Fingendo che ci sia il terremoto, perché c'era appena stato il terremoto il giorno prima, e dicendo che paura, aiuto il terremoto, che paura. Adesso proviamo a sentirlo, vediamo un po'. Mm-hmm. Parte 2. O terremoto, 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 terremoto. O terremoto, sorrido sempre, ciao. Maggio, c'è scisa tu, o terremoto, sorrido sempre, ciao. Vabbè. Cioè. Mocca mamma, sto a me. Va bene. L'ultimo pezzo poteva non bippare. Questo era un contributo reinterpretato da un altro youtuber che salutiamo. No, comunque, insomma, come lo vedi questo fenomeno? E a me desta un po' scalpore. Perché a adesso, me è un po' di tristezza. Adesso lo stanno un po' insultando. Lui è felice perché si parla di lui, però non capisce, certo. Che lui è contentissimo perché finché si parla di lui ha ottenuto il suo scopo, la sua richiesta d'attenzione. Non lo so, però forse dura poco. Cioè, cerca più che altro di poi stringere su di me l'inquadratura, che voglio fare una cosa seria. No. No, non siamo così. Devi usare l'altra telecamera, Luca. Non siamo così seri. Dammi noi. La telecamera 2. Stringimi. Caro Giuseppe, tu forse non ci guarderai mai, ma se ci guardi, dedica la tua popolarità a opere di bene. Non lo so, iscriviti all'8x1000. Cosa fai, Paolini? Vabbè, io cercavo di fare un discorso serio, sono stato disturbato dal Paolini. Tanto in carcere, no, gli arresti domiciliari, Paolini. Sì, ce n'è uno nuovo adesso che è più vecchio. No, l'idolo è quello con la penna che se la mangia, ragazzi, quello è il fenomeno assoluto. Grande. Si mette dietro ogni video, non fa niente e fa finta di prendere appunti con la penna in bocca. Quello è il genio. No, quello è un genio. Quello cioè, è il fenomeno. Poi c'è il ragazzo di 19 anni, che non mi ricordo come si chiama, che è tipo un discepolo, Sì, è un discepolo, capelli sull'arancione, che si mette sempre lì di fianco e fa così. Era meglio quando c'era Paolini, forse, meglio, c'era solo lui. Esatto, però sapendo cosa ha fatto Paolini. Quanti calci? Quanti calci ha preso Paolini? Pugni, perché lui disturbava proprio. Questi qua invece sono disturbatori passivi, nuova generazione di disturbatori. No molesting. Ci ricordiamo di Giuseppe Sappio perché lui è giovane e bello, non lo so. E basta. No, non lo so. Può essere giovane e bello. No. Cosa dici? Sorrido sempre. Sicuramente Lana Del Rey, che appunto con questa canzone. Lagna Del Rey. Anche Lagna Del Rey, perché permetti di lamentarti. O Lana Del Rey. Fai anche una canzone. Ce n'è un po' di tutto, di più. Fai una canzone felice, per favore. Young and Beautiful. Remix by Cedric Gervais. Vai. Lana Del Rey, Cedric Gervais, Young and Beautiful. È la canzone che avete appena ascoltato sul Moon Talk, CU, Canale Industria di Parma. E siamo arrivati così alla fine di questa puntata sulle 23:58. La tristezza assale i nostri cuori. È brutto quando le puntate belle finiscono. Adesso poi magari me la riscolto a Pensa casa. Pensa poi le brutte. Le brutte, no, è bello quando finiscono. Sì, 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 non vediamo l'ora. Però quelle soprattutto in cui funziona tutto sono veramente bellissime, ecco. Ringraziamo soprattutto il sito di CU che stasera ci ha dato degna prestazione. Il sito di CU che ha tenuto. Ringraziamo quello, il tecnico dello streaming, cioè me stesso. Bravo, bravo te stesso. Ringraziamo il pubblico presente in sala che dà inquadro con la telecamera mobile, anche se è già stato inquadrato. Fate un ciao, guarda, la robocamera vi sta inquadrando, ecco.
Ok, va bene. Niente, adesso io vi ringrazio per averci seguito. Ricordiamo di mettere mi piace al nostro canale, iscriversi al nostro canale YouTube. E poi tutte quelle belle cose che si può fare con YouTube. Non lo so, iscriversi, condividere video, tutto, cliccare mi piace. E credo basta. Potete anche scriverci una mail pensando, insomma, dicendo cosa pensate del nostro programma. Siete donna, poi lui le apprezza sempre. Le foto nude le apprezziamo sempre. Fino adesso ne sono arrivate poche. Però vabbè, uno dovete sbizzarrirvi di più. Io inizio a fare trasmissioni in radio, arrivano foto. No, non arriva niente. Parlo di gran sì, sì, tanti piselli, ma piselli a manetta. Va bene, ringrazio la parte tecnica in regia. Mi viene a parlare tipo a dire Severino la parte tecnica, ma quello era Mr. Matteo di Radio Fusion. Salutatevi, salutiamo Luca e salutiamo Francesco. Come al solito, oggi particolarmente impeccabili. Sono stati bravi, bravi. 23:59 minuti. E anche se Luca è modesto, io glielo devo dire, sono stati bravi, tutti e due bravissimi. Per il Moontalk è tutto. Passate una buona settimana. Noi ci rivediamo giovedì dalle 11 a mezzanotte. Canale dell'Industry di Parma. Alla prossima. Moontalk. Ringraziamo anche Eugenio che è stato qua con noi. Mi ero scordato del bravo Andrea Dulcis in fungo.